Ragazzi, bentornati. Episodio 2. Sto registrando subito dopo l'episodio 1. Tempo di fare due cosette e caricarlo. E ho ricominciato. Ed ho ricominciato. Abbiamo sconfitto quel cavaliere che era qui. E volevo vedere una cosa. Volevo vedere una cosa. Se io faccio, scusa, se io metto questo qua, perché vorrei provare delle armi nuove. Tipo il vaso cannone. Non è nuovo. No, Villa Vulcano. Vorrei provare delle armi nuove poiché poiché sicuramente ci saranno armi più forti in questo DLC rispetto. Eccolo, questo volevo vedere io. Questo spadone qua. Che è quello che ci ha droppato il tizio. Se io. Allora, proviamolo. Ah, ma io non farò danni. Immagino. Immagino che non farò danni. Mamma mia, sto un fatroll. C'ho troppa roba. Ancora. Quanto pesa st'arma? Che poi tra l'altro scala in force. Ok. Vabbè, se mai ci dovesse servire la magia, ritiriamo fuori la roba poi. Leva. Boh, leva i guantini qua. Ok. Mi sa che la dovevo andare a potenziare questa arma. Infatti, se io volessi ritornare, cioè, come torno indietro? Ah, ok. Andiamo un attimo qui. E c'ho 70.000 anime, teoricamente. Ma io qui, ovviamente, mo non dovrò parlare con nessuno. Cioè, tutti gli NPC con cui interagì staranno diretti nel DLC. Sì, va bene. La posso potenziare? Sì. Pietra, la forgiatura del drago antico richiede. Boh, mo c'ave, ma al massimo. Vediamo un po' che succede. Ritorniamo a noi. Eh no. Non ritorniamo così a noi. Ok, così ci ritorniamo a noi. Allora, questa qua l'avevamo fatto. Ritorniamo qua. Ritorniamo qui anche perché ci dovrebbe stare un nemico che a me non mi sta mica bene. Ha vinto lui. Vediamo un po' se con un'arma diversa magari famo più roba. Danno famo. Cioè, se io corro qua, lanciami quello che ti pare. Non così. Fammi arrivare, capo. Madonna, ma è. Non va fatta a cavallo allora, come avevo detto. Stava esplodendo.
Aspetta, salto magari. Salto, boh, morto. Come si doggia questo attacco? Come si fa? No, ma poi mi chiedo, come ci arrivo senza prendere danno io qui? Cioè lui mo mi tira la roba. Io che come... Ah, così. Un po' a culo. Ah, ma gli elevo. Ma non m'aveva preso. Ma non gli elevo niente, ragazzi. Aspetta, vediamo. Fammela. Ma che fa? Ah, non era 500. Ma che è? Ehi, ciao. Che fa? Fa vivo. Il problema è se salta. Ah, mi grabba? Cotto a puntino. Skippiamo, ma lo faremo, ovviamente, presto o tardi. Dove sono le mie rune? Non le vedo. Non le vedo con tutte ste lapidi. No, non rompo il cazzo. Fra le mie rune. Ma quanto eravamo andati lontano? Oh, hai rotto il cazzo! Eccolo. Fammi andare avanti, capo, che sto cazzo de braciere è un po' troppo forte. Voglio provare queste armi nuove. Poi in realtà ce n'erano altre, ma non sono molto nel mio stile. Armi pesantone, martelloni giganti. Non mi fanno impazzire. Potremmo vedere il moveset, quello sì. Allora, qua ci eravamo andati. Se il braciere la smette di rompere i coglioni. Fra, sta avvenendo qui. Io faccio così. Facile. Allora, ritorno qui anche perché io da quest'altro lato non ho visto nulla. Quindi se ci sono tipo con luce si può parlare, mi sa. Sì, lo so. Il tuo risentimento che permane sarà la materia grezza da cui invocherò una maledizione. Sulla testa del perfido Mesmer, sulla prole di Marika. Ok. Quindi pure loro sono spettri. Lapide di sepolcro. Di sepolcro spiritico. Ma che mi lanciano teschi? Guarda che sono teschi. Molto Dark Souls 1. Oh. Vabbè, dai. Frutto di... tirata. Vabbè, vado via. Vi lascio stare. Ah, qua.
qua si può salire, cioè si può scendere. Salire mi sembra molto... No. Dici che non si può proprio? Eh no, mi si incastra subito. Aha! Fino a qua ci siamo. Fine. Eh no. Vabbè. Ci abbiamo provato. Qua abbiamo visto? No, chi è questo? Ah, è una statua. Raccogli oggetto. Ah, benedizione delle ceneri di spirito venerate. Persona, allora che grazie per rafforzare la tua benedizione delle ceneri di spirito venerate. Rafforza capacità offensiva e difensiva del destriero fantasma e degli spiriti evocati, ma non ha effetto al di fuori del regno. Quindi io non ho capito se mi potenzia Torrent. Là ci siamo stati, questa è la cascata. Bello. Mamma mia. Allora, possiamo evitare il calderone magico? Sì. Mi sta guardando, tipo, però... Io lo evito. Ma queste statue? Ok. Tieni i materiali, fungo rosso. Ah, ecco che manca la lanterna. Dipinto la Sacra Torre. Rievocazione del dipinto della Sacra Torre. Opera di un artista errante, rievocazione di un dipinto intitolato La Sacra Torre. Vabbè, dice lo stesso di tutti gli altri dipinti. Toccherebbe andare a vedere che cos'è. Messaggio valutato. Chi siete? Vediamo. Si sono separati. Il danno c'è. Ti fanno fuoco? Sì. Calmo. Come vede? Ah. Non vorrei che questa sia l'arma rotta del gioco. Te la fanno trovare subito così. No, secondo me ci sarà de meglio, sicuro. Tipo lama rovesciata. Potrebbe essere, perché no? Lama curva con impugnatura rovesciata. Tipo pugnale, quindi lo regge. Cioè, tipo... Scusate, tipo coltellino. Chi è? Tipo di arma brandita dagli araldi del corno per generazioni. Lo stile di combattimento associato a quest'arma è caratterizzato da fendenti in rotazione e affondi dilaniati. Abilità punto cieco. Si porta nel punto cieco del nemico con uno scatto per poi dilaniarlo dal fianco. Figo. La direzione premuta determina da che lato colpire. Questo attacco si insinua sotto la difesa avversaria. Bravo. Posso metterla? Lama rovesciata. Che sto a fa? Lama. Che cazzo sta? Lama
Lama. Forse faccio prima acqua a cercarla. Eccola. Oh! Bello! Ricordiamocela. Allora, in tutto ciò dovrebbe andare online il primo episodio tra qualche minuto. Quelli che stanno a fa'? Stanno combattendo. Allora, evitando sempre il calderone magico. Non l'avevo visto. Non c'è collegamento? Come ci si va? Ah, tramite sto ponte. E là c'è un'entrata. Allora, questa entrata passa qua sotto, quindi vai qui. O se no, fai il ponte e vai di qua. Vabbè, ovviamente credo che andremo prima qua. Sì, andiamo lì. Che è? C'è una runa particolare là. Aspetta, non è che su st'albero c'è... a parte che t'ho visto già. Non è che c'è qualcosa. No. Che cos'è questa runa? Ah, un NPC. E questo? Madonna, lo volevo attaccare. Fra, non è quello che abbiamo incontrato all'inizio. Ah, ma quella non ci abbiamo. Ci dovremmo ritornare a parlare e vedere se è rientrata. Mo dopo ci andiamo. Fai another. Treading the heels of Michela. Tutti che cercano Michela. We are in our purposes well aligned. But understand, your kind are not forgiven. The Earth Tree is my people's enemy. By Marika long betrayed, set aflame. I believe Michael. Ma ci vede questo? When he says our delivery will come, but never will I see your kind as one. Ho capito, te stiamo sul cazzo tutta la mia stirpe. Va bene. And yet my oath I cannot overlook. Che voto? Michael, it is whom you would seek, then comrade. Allow me to give you this. Vabbè. These are the sites of the crosses I found. I urge you, follow after Michela. As long as you abide by his footfalls, you will be no enemy to me. Va bene. Mappa delle croci. Mappa dei siti delle croci ricevuta. Controlla l'inventario. Mappa che indica la posizione di croci dorate. Mappa abbozzata da un araldo del corno. Ah, sono croci, quindi. Riporta la posizione di croci dorate. Le croci indicano le impronte dei passi di Michela. Ok, abbiamo capito che cosa sono ste croci. E dici altro? Va bene. Quindi sono i passi di Michela. Tocca la croce. Che succede se tocco la croce? Parole incise si fondono. Qui abbandono il primo brandello del mio corpo. Germoglio di sangue empire. Va bene. Ah, e mi dai un oggetto. Frammento di albero ombra.
È un materiale. Rafforza la benedizione dell'albero. Ah, giusto. È vero, l'avevamo visto prima. E tu? Ah, Lady Leda spoke of you. Sì. You're that tarnished. Guided here by kindly Mikkola. Won't we all? I am Freya. Freya. I once fought alongside General Radahn. In battle, you can be sure I'll hold my own. Bene. Oh, another thing. Did you speak to our dour little friend? Sì, If you've yet to do so, have him give you a map of the cross's whereabouts. Ci ho parlato. You'll find more of them dotted about these lands. They are Mikkola the Kind's footprints. Sì, mi chiedo come secondo questo personaggio io non abbia già parlato con lui, visto che lui arriva prima, però boh, non lo so, magari fai un'altra strada, non lo so. L'ho già fatto, va bene. Grazia perduta, scoperta. Ora, tanto facciamo qua, che possiamo fare tutte e due. Poi posso andare a vedere. Mia sorella Leda. Leda. Cosa ha detto prima? Non c'è più. Allora va bene così. Sì. Volevo parlare con qualcuno, ma evidentemente non. Sta ancora qua. Va bene. Dicono qualcosa, magari. No. Raga, tocca entrare. E chissà per quanto tempo non usciremo. Tempo? No, vabbè. Cioè, oddio, non è detto, magari è un buco. Evitiamoli, va. Che stanno a fa? Forse qua c'è. No, è dietro l'albero. Oh, una strada. Madonna, sono il mostro delle strade nascoste. Mi sono incastrato. No, posso scendere qua che vado di sotto in un attimo. Ciao. Che mi dai? Pietra da forgiatura 3. Eh beh, ci sta giustamente. Mette un po' di roba che comunque è qua per potenziare cose nuove. Non è detto che tutti abbiano farmato materiali a sufficienza. Ah, ovviamente, ricollegandomi al discorso dell'episodio precedente, giocheremo una volta arrivati da Mog con l'altro personaggio, dove stiamo portando tutta la serie di tutto Elden Ring. Giocheremo il DLC a difficoltà, cioè a difficoltà in New Game normale, che ricordo sempre che questo è New Game Plus, non ben definito. Se uno o più. Runa spezzata. Fra, mi stai rompendo le palle. Questi sono rimasti uguali a rompere il cazzo.
Runa spezzata. Consente di ottenere 500 rune. Sul punto di spegnersi completamente. Esattamente dov'è che stiamo andando? Qua c'è una grazia. Ah, abbiamo trovato il tragitto per andare su. Oh wow. Ah, simpatici questi tizi. Vabbè, non... ci andremo, ma non ora. Mi vede pure di qua. Ma di qua non c'è niente. Bene, voglio andare al castello io. Sì, è un castello. Vabbè. Ah, che prima non si vedeva con la nebbia. Andiamo. Mo' potrò dire una cavolata, eh. Ma ricorda un minimo dove combatti Margit? La salita, le scale per il castello. Però il castello non ci azzecca niente. Non ci azzecca veramente nulla. Scendiamo qua. Andiamo qua sotto. Niente. Ok. Oh, non rompe il cazzo. Tutti zozzi di sangue, madonna, che figo. Allora, possiamo fare un'entrata fatta bene invece di passare in mezzo alle fratte? Comunque posso dire che io ho iniziato a giocare in questo modo quando ho conosciuto i Souls. Io prima ero uno di quelli che nelle storie tirava dritto, manca i dialoghi leggeva. Poi ascoltava le descrizioni, non le leggeva. Poi ho giocato a Dark Souls 1. Anzi no, il primo è stato Bloodborne, che ho tirato dritto. E poi da Dark Souls 1 ho capito come andavano tra virgolette giocati. Però io con le storie ogni volta mi perdo. Poi mi devo leggere le cose mille volte. Perché non... poi te, ma te perdi una cosa, non riesci più a collegare i punti, non ci capisci in cazzo. Infatti Elden Ring, che mi sono perso le cose pur facendo una blind run abbastanza completa, dove l'ho platinato. A livello di storia tante cose non l'avevo capite. Neanche per questo il motivo per cui ho riniziato una nuova run. E te chi sei? Questo è nuovo. Tocca la croce. Parole incise si fondono. Qui abbandono. Ah, vabbè, ma dice sempre la stessa cosa. Ma sono due. Fra. Ma è coso? Come si chiamava? Non mi viene in mente. I am Ansbach. Ansbach. Formerly in service to Lord Moog.
But now, like you, another soul guided by kindly Mikola. I'm hardly the steady hand I once was. My fighting days are far behind me, which is why I have chosen to dedicate myself to investigation. Sì. To discern Tender Mikola's ultimate purpose. I'd rather not volunteer service to a new master unless I know that I can be of use. Fine. May I request a service of you? Di. 6 crosses identical to this one have been discovered in these lands. No, trovate 2. They are akin to Tender Mikola's footprints, or gravestones which mark what he's left behind. Sì. If you discover any more crosses, be certain to tell me. I presume you, too, are keen to know just what kind Mikola is doing here. Vabbè, te lo dirò. Ne ho trovata un'altra. Come te lo dico? If you discover any more crosses, be certain. I presume you just what... Va bene. Tu? Hello there. Together, we work. Together. No. For Mikola the kind. Many things we have found. More. Come faccio a conoscere il suo nome? Che vendi? Messaggio, fonti spiritiche sigillate. Messaggio contenente. Vai. Poi roba. Vendi? Ma parla con More. I like finding things. Sì. For you. Lady Leda, her allies, and the forager brute. Things bring joy to all. I, for you, things bring... Ah, okay. Goodbye. Messaggio rinvenuto dalla nidiata dei cercatori e contenente brevi informazioni. Se ti imbatti in una fonte spiritica sigillata, cerca nei dintorni delle pietre accatastate. Facendole cadere spezzerai il sigillo. Ok. Quanto l'ho pagato sto messaggio? L'ho attivata la grazia? No. Magari facciamo. Mesiato pure, tiè. Fammi leggere, come ti chiami? Croce del cancello principale. C'è altro da dire? Ah! Oh, you must mean Samor. Samor is a kind and stalwart ally. He provisions our little outfit. Samor traffics with the forager brood, his brethren. Who collect supplies from all corners of the land. No doubt they find inspiration in his many virtues. These are not your foes, Tarnished. Should you spot any forager brood, be sure to mind your manners. Allora. Vabbè, tocca entrare, dai. No, vorrei vedere se per caso c'è qualcosa qui, ma... Non direi. Forse è qua. Magari. Grossa sta scalinata, però. Lei è portone. Oh no. Chi è sto? No, un ragno. No, che è? Uno scorpione. Scorpione ragno. Oh, stai calmo. Che mi tiri? È veleno. Ho sbagliato.
Ah, ma sei una sega. Mi sono fatto spaventare solo da... dalle sembianze. Ok. Che bel posto. Peccato per... Bra. Ma che cazzo... No, non rompete. Che brutta idea. Mette tutti sti cosi. Ok. No. Sì. Che me dai? Fegato di scorpione. Ceneri di spirito venerate. Ceneri di spirito infuse di una potente spiritualità, ottenibili dai cadaveri degli araldi del corno e da altri oggetti rituali che decorano città e villaggi del regno dell'ombra. Consumale nei luoghi di grazia per rafforzare la tua benedizione alle ceneri di spirito venerate. Ma è sempre quello che continua a leggere in continuazione. Mi sta di sì, eh? Organo fresco di uno scorpione ragno. Vabbè, io rileggo. La benedizione delle ceneri di spirito venerate rafforza la capacità. I corpi avvizziti erano considerati numi tutelari e si pensava che sui palmi delle loro mani si accumulassero delicatamente le ceneri di spirito. Ma io non ricordo, dai, l'ho letto. Che sto concentrato su mille cose e... Ancora. Runa del regno dell'ombra. Vedi, il problema dei messaggi è pure questo, che tu puoi non leggerli, però se messi vicino a un muro ti fanno pensare che... che qualcosa possa essere. Fegato essiccato ignifugo. Andiamo su. Oh! Madonna. Per fortuna mi ero fermato a vedere. Belurat, insediamento della torre. Oh, questo c'ha anime. No, vabbè, poche. Anime, vabbè, rune. Va bene, si chiama esattamente come il posto. E vode. Boli. Sta porta non si aprirà mai. Immaginavo. Un altro portone. Prima di aprirlo andiamo di qua. Boli. Ci posso entrare qui o è... Madonna di Cristo! E te? Fai cura.
Nodo di resina. Sì, t'ho sfiorato, sì, dai. Ah, oddio. Gli stiamo già così sotto. Guarda che roba, il velo. Che tra l'altro si muove. Non riesco a vederlo più vicino. Cioè, più in alto di così, non lo riesco a inquadrare. Bello. No, qua è troppo grosso, scusami. Ma quel portone si può aprire o no? Ah, no. Vabbè, allora dobbiamo andare per forza da qua. Qua ci sono andato. No. Ah, vabbè, potevo pure non andarci. Vediamo, scegliamo un lato e andiamoci. Senti poi sti lamenti sotto, vedi se... Beh. Le fogne. Mangia sterco? Scendo, dai. Poi vedremo pure di là. Oh, va bene così. Corno tenero argentato. Grasso ardente di Mesmer. Sarà qualcosa tipo di mega potente. Vecchia valuta usata dagli araldi del corno stratificando corna ritorte in argento. Incrementa brevemente la scoperta di oggetti. Vedi, può essere venduta ad alto prezzo. Questi cimeli si l'avevo letto. Nella mia testa me l'avevo letto. Questo? Ah, no, pensavo che ci si potesse interagire. Scusa, scusa. Chiuso a chiave. Ok. Quindi andiamo dall'altro lato ora. Toccherà capire dove fermarsi. Questo è respawnato, ah no, sono altri questi. Lasciamo sta. Tu no. Quello era messo palesemente là perché tu andavi a prendere drop e ti arrivava una botta in testa. Stanno a casa. Ah, non è morto?
non è male st'arma. Comunque. L'ho visto. Una grazia. Dove siamo? Piccolo altare privato. Ma lo sai, non ho visto se potevo fare dei potenziamenti. Eccolo il bastardo che castava dall'alto. Ah, sono due. Che droppi? Una porta. Non si può aprire niente. Non c'è niente, ma qua c'è secondo. Là c'è un drop. Qua ma. Sta cosa dei tetti. Ci devi sempre buttare. L'unica cosa adesso, io come risalgo qua? Si può? Ah sì, si può. Perfetto. Ah, perfetto, ma laggiù ce n'è un altro. Dai, un altro corno. Ehi, la cascata. Drop. Bello. Mazza. Qua c'era la grazia, quindi devo andare di qua. Sto mi sono che è incazzato. Se capiva da subito. No, stai calmo. No. Ah, mi sta. Cazzo! No. Bravo, no, perché ho rollato? Che mi dai? Niente. 5.000 cose ci ha dato, mazza. Fortino. Allora. Escrementi fiumi. Ah, dici che è un lago di merda. Potrebbe essere la roba delle fogne. Ah no, ho letto un messaggio. Vedi? Che è il primo che leggo. Mi devo ricordare di non leggerli. Acci tua. Ah.
avevo sentito. Non fa il fenomeno. Sono nemici tipo mob strani. Che culo che sto tornando indietro. Questo me colpiva, se no. Legaccio. Saliamo. Non so esattamente dove ci porterà, ma secondo me non è la strada principale. Chiave del magazzino. Chiave con un'incisione a spirale. Apre la porta del magazzino al primo piano di Belurat. Insediamento della torre. Mi sa che l'abbiamo già incontrata sta porta da prima. No, non volevo fare. Qua prendiamo anche l'altro coso. Aspettate. Allora. Andiamo qua. Ah, ok, qui è così. Sul tettino qua. Non è che magari ci gira. Ci gira. Ecco come arrivi di qua. Godo, fungo bianco. Se aspettavi mi prendevi di sorpresa. Chiave delle profondità del pozzo. Oh, godo. Apre la grata di ferro in fondo al pozzo a Belurat. Chiave gritta e corrosa. Apre la grata di ferro in fondo al pozzo a Belurat. Insediamento della torre. Ok, quella di prima praticamente. No. Dove sto? Fra, mi sono perso. Qua non ci siamo mai arrivati, mi sa. Ma che cazzo sto a dire? Ci siamo passati prima. Solo che siamo andati di qua. E lì. Qua ci si può salire. Sì. Sì, vabbè, non che ci sia niente. Ok, torniamo. Come ci passa lì? Cioè, torniamo, andiamo qua. Tetto. Dobbiamo ritornare alle porte, tra l'altro. Pensavo che era un cadavere questo. Figli di animale. Scusa, ma noi da dov'è che arriviamo? Questa grazia ce l'abbiamo? Sì. Sì, giusto. Ok, mi è tornato. Ho capito che giro abbiamo fatto. Sembra un po' una zona da boss fight qua, eh? Ecco. Invasione del Cavaliere del Fuoco Quelling. Quelling. Gemma di rugiada. Dai, tocca rompergli il culo a questo. Dai, gli facciamo tutto sto danno, eh. Ah, posso. Ma lo spammo. No, non spammo.
Ma com'è? Com'è? Calmo e tranquillo. No! Non ho letto cosa ha detto. Porco due. Vabbè, me lo rileggo poi dopo. Di qua. Ah, cioè, aspetta. Non è mica detto che ci ritorno. Me l'ero scordato lui. Il pestone. No, guarda che... va bene, non... sì, sì. Pesta sta ceppa di cazzo. Godo. E ora noi due. Tanto mi rinvade. Grace of gold shall all meet death. Dov'è che era spawnato? Vaffanculo, ma come faccio a lisciarlo così? Ma sono uno stronzo. E dai. Aspetta. Oddio, ma dobbiamo rifarsi lui. Va bene. Ne sono rifinito qua dentro. Niente. Vabbè, fa come cazzo te pare. Posso attaccare anch'io? Sono morto. Sono vivo. Posso skipparlo? Mi sono rotto il cazzo te... di questo, dai, l'ho fatto fuori due volte, non rompe le palle. Dai, vai. Corri. Ammazzalo. Lui lo potremmo ammazzare facilmente. Dove stai? Dove spawni? Avevo schivato, mannaggia la puttana. Bellissimo. Scusa, prima era andato tanto bene, ma perché mo sto a trollare? Tiè, beccate questo. Esagerato, frate. Via. Calma. Che mi tiri? Che è sta palla? Via. Se cura. Sì, frate, ma io... perché io premo cerchio? E non me... che fa la palla? Madonna. Ho finito. No, entrambi finite le cure. No. No, fra. Fra, non esiste. Ciao bello. Non esiste. Thou shalt not evade the flame of my... Emblema della crociata. Niente, il cane mi sta dando l'ebola. Emblema della crociata, vieni qui. Fammi leggere qua e poi finiamo. Ci salutiamo qua davanti, aspetta. Da dov'è che arrivavamo? Da qua, sì. Allora, leggiamo e ci salutiamo.
Aumenta la potenza d'attacco dopo ogni nemico sconfitto. Figo. Talismano raffigurante una lancia innalzata davanti alle fiamme. Il ricordo dei caduti della Sacra Crociata guidata da Mesmer. Aumenta la potenza d'attacco dopo ogni nemico sconfitto. I crociati bruciarono e impalarono i corpi di chiunque. Di chiunque considerassero impuro, senza mostrare onore o pietà alcuna. Le grida delle vittime infondevano un nuovo slancio in coloro che erano convinti della sacralità della campagna. Adesso toccherebbe iniziare a usare pure i nuovi talismani, perché sembrano potenti. Ne avevamo incontrato un altro pure che sembrava bello OP. Comunque, dopo questo scontro molto simpatico, signori, io vi saluto. Ci becchiamo al prossimo episodio, dove continuiamo il castello, sicuramente. Ci abbiamo... Ah, vabbè, tanto io continuo a registrare, quindi le chiavi me le ricorderò. Non c'è pericolo. Un bacione.